Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va? Come state? Spero che stiate passando dei giorni un po' più, insomma, in serenità. Oggi dobbiamo parlare di un talento di cui mi avete letteralmente chiesto tutti. Cioè, penso che ogni iscritto al mio canale, ogni persona che pur non essendo iscritto al mio canale guarda i miei video, credo mi abbia chiesto di fare un video su questo ragazzo, che in realtà, ragazzi, era già in programma. Era già in scaletta, semplicemente stavo cercando di capire quando effettivamente produrlo e pubblicarlo, perché comunque serve il momento propizio, e questo è il momento propizio, il momento giusto, perché questo ragazzo ha ricevuto un articolo di approfondimento e di lode su Tutto Sport. Si chiama Angel Shiboso ed è un talento della primavera della Juventus che voglio assolutamente presentarvi. Prima di iniziare, se Shiboso dovesse guardare questo video e dovesse accorgersi che sbaglio pronuncia, mi scuso fin da ora. Purtroppo ho trovato in rete più pronunce per questo nome, che chi lo pronuncia Kiboso, chi lo pronuncia Siboso, io lo pronuncio Shiboso, e finisce la storia. Ovviamente mi scuso. Questo ragazzo è veramente un gioiellino, i gioielli, quelli che stanno all'interno delle vetrine degli orefici, ecco, quello è veramente Shiboso. 16 anni, alla sinistra, può giocare anche alla destra e fa anche altri ruoli. Gioiello della primavera della Juventus con una media gol folle, ragazzi. 20 presenze stagionali, 15 gol, 6 assist. Stiamo parlando potenzialmente di un top player che si è meritato, ripeto, l'attenzione sui giornali, perché starebbe circolando all'interno, diciamo, del mondo Juve una news, cioè che questo ragazzo potrebbe essere preso e portato in prima squadra. Attenzione, perché è una cosa molto strana, perché di solito in Italia siamo un po' resti a promuovere ragazzi in prima squadra a 16 anni, in Inghilterra lo fanno, in Spagna lo fanno, con risultati non sempre brillanti. Non credo che verrà aggregato alla prima squadra ora, ma credo che potrà fare qualche partitella in futuro, forse solamente qualche spezzone, per vedere di che pasta è fatto. Per chi non lo conosce, credo che questo video sarà abbastanza utile. Per chi lo conosce, facciamo un breve, diciamo, riepilogo. È un giocatore molto veloce, fa della velocità, della rapidità, degli scatti la sua arma migliore. È un giocatore che sa inserirsi, è un giocatore che sa giocare sull'esterno, taglia dentro in continuazione con, diciamo, la palla, taglia senza movimenti, cioè con i movimenti, riesce a collaborare col centrocampo. Ma la cosa che mi ha stupito di più di Shiboso è la grande attitudine alla fase difensiva. Cioè, non è un giocatore perfetto, perché ci mancherebbe altro, ha dei problemi, si vede comunque a livello tattico, che potrebbero essere risolti col tempo, però la buona volontà di dire io provo a difendere, secondo me vale più della, diciamo, di molte altre cose, di altri molti ragazzi che stanno lì, che invece dicono, so, che cioè, a me non me ne frega di fare la fase difensiva, io faccio solo la fase offensiva, arrivederci. Invece Shiboso è veramente un grandissimo talento che riesce a coprire tutte le zone del campo. È un giocatore che, oltre ad avere una grande capacità di corsa, è bravissimo nella visione di gioco, ed è bravissimo oltre alla visione di gioco, perché è importante nel suo ruolo la visione di gioco, è anche molto 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 bravo veramente nell'andare l'uno contro uno. C'ha un dribbling che praticamente nel momento in cui punta l'uomo tu già sai che lui è spacciato. Cioè, già, quando vieni puntato da uno come Shiboso, con la velocità di Shiboso, che ha quei trucchi, quelle skills all'interno dei piedi, stai ben tranquillo che al 99,1% te lo salta. Cioè, sempre quello 0,9 in eccesso che potrebbe fermarti Shiboso, ma state ben tranquilli che stiamo parlando veramente di un talento eccezionale. Poi, origini ovviamente africane, giocatore straordinario secondo me da tutti i punti di vista, anche e soprattutto nell'umiltà che dimostra. Perché una cosa che ho notato ultimamente, anche avendo a che fare con alcuni giocatori della Juventus Primavera che mi hanno scritto in direct, avendo visto il video che avevo dedicato loro, una cosa ho notato di molti giocatori: la mancanza di umiltà. Molti si sentono già campioni affermati, molti si sentono già fenomeni assoluti, molti non riescono a digerire delle critiche. Purtroppo, ragazzi, le critiche fanno parte del gioco in qualsiasi lavoro che siamo sottoposti al pubblico. Anche io vengo criticato per i lavori che svolgo, voi dovete essere criticati perché giocate a calcio. Shiboso ha un'umiltà pazzesca, un giocatore strepitoso, straordinario, che riesce comunque anche a mettersi al servizio della squadra, che riesce anche a prendersi le critiche, perché, ragazzi, questo giovane qui è uno di quelli veramente che ha una delle mentalità secondo me migliori all'interno della nostra rosa, ed è sbagliato considerare una cosa semplice, cioè è sbagliato far finta di nulla, perché oggi la mentalità è tutto.
Potete avere i piedi di Del Piero, il colpo di testa di Ronaldo e il fisico di Ronaldo Nazario da Lima. Se voi non avete mentalità, non andrete da nessuna parte. Non andrete da nessuna parte. Rimarrete lì come Cassano, come Balotelli, come tanti giocatori che sono stati potenziali fenomeni, ma che poi non sono riusciti ad esprimersi. Ecco, Cibosso, io mi auguro che non abbia questa presunzione. Perché da come lo conosco e da come me l'hanno descritto le persone attorno a lui, è una persona veramente squisita. Ragazzo straordinario che vanta, ripeto, delle medie gol veramente pazzesche, come quelle che vi ho menzionato. È un giocatore che non so se in futuro potrà ritagliarsi il suo spazio in una Juve così, perché siamo in un momento storico in cui la Juve è tra le squadre migliori d'Europa, è difficile per ognuno, insomma, arrivare e prendersi lo spazio, ma io so per certo che questo ragazzo merita una chance in prima squadra. La merita, non so quando, forse in futuro, ok, ma prendere Cibosu, usarlo come contropartita, far finta di niente è sbagliato. Secondo me una chance in prima squadra la si deve dare a questo ragazzo, la si è data a Ken, la si deve dare anche a Cibosu, che secondo me rimane, ripeto, uno dei migliori talenti europei. Fatemi sapere nei commenti che ne pensate, ciao!